Buonasera, oggi ho il tavolo totalmente disadorno, ma è ora di mettere a posto. E niente, ho le stelle pure qua, vabbè, ci ho provato. Vi aspetto e proviamo a sistemare qualcosa qui sul mio tavolo, poi vi racconto che cosa ho fatto questo pomeriggio e che cosa ho scoperto. Intanto iniziamo a prendere uno di questi contenitori a caso, tanto da dove inizio inizio avrò un bel po' da fare. Buonasera, ben arrivati. Oggi proviamo a dare un po' una sistemata al mio tavolo. Così facciamo due chiacchiere e vediamo quanta roba inutile ho qui. Buonasera, eccovi qua. Non sono riuscita a togliere le stelline, ma vabbè. Eccovi, buonasera, qui ho abbellimenti avanzati, facciamo un po' d'ordine, cerchiamo di sistemare un pochino questo disastro che ho qui sul tavolo, così intanto. Magari questo per esempio, ah no, non è nuovo, l'ho rotto. Sistemiamo un po' i washi, le paillette. Questo è un campione omaggio che mi ha mandato al Teniu. Buonasera. È un blending tool, non l'ho mai provato, sono veramente una pessima cliente. Buonasera, diamo una radanata al mio tavolo, che ne ha assolutamente di bisogno. Questa è una roba che faremo in puntate varie ed eventuali, perché... Allora, qui ho pomelli a volontà, calamite, nematitine, queste clippine qua le potrei mettere in una scatolina, adesso le mettiamo tutte qua. Maricondo, no, no, è che non trovo più niente, quindi a un certo punto urge dare una sistemata. Qui ho della cera lacca, così. Allora, diamo una risistemata qui. Cerchiamo almeno. Buonasera, ben arrivati. Qui ho una punta di un blending tool. Non so se capita anche a voi, adesso qui ci sarà un po' di schifo, ma lo sistemiamo. Qui ci sono le pagliettine piccine, picciò. Cosa sono le embossing glaze? Allora, il principio è un po' quelle delle polveri da embossing, nel senso che funzionano allo stesso modo, quindi devi utilizzare un inchiostro a lenta asciugatura. La differenza con le polveri da embossing è che sono semi-trasparenti, sono traslucide, quindi si vedrà quello che c'è sotto. Sono meravigliose. Le ha presentate forse all'ultimo Creativation a cui siamo riusciti a partecipare. Sono bellissime, qui c'è una polverina. No, questo forse è un inchiostro asciutto. Sì, Aida Paint. Via, facciamo un po' di pulizia. Allora, ho visto che ci hanno spedito Moda Scrap, quindi tra domani e mercoledì dovremmo riceverla. Questa qui è vuota, quindi dovremmo riceverla breve. Spero tra domani e... domani è mercoledì, quindi tra domani e giovedì. Adesso prendo anche una salviettina e sistemiamo il tavolo. Esatto, come sistemare il caos? È che non so dare una risposta, mentre sulle altre cose qualcosa posso raccontarvi. Sul come sistemare il caos non ho proprio esattamente tanti strumenti, però da qualche parte bisogna iniziare perché qua è il devasto. Allora, iniziamo a mettere le pagliettine piccine, picciò. Che in realtà le pagliettine piccine picciò, cioè io vendo le scatoline, capito? Quindi potrei metterle in una scatolina e raggrupparle tutte lì. Prendiamo una scatolina. Proviamo a sistemare almeno qualcosina, vendo le scatoline. Voilà. Allora, iniziamo a sistemare queste pagliettine piccine picciò, perché altrimenti... questi sono avanzi... Ah no, questi sono... come si chiama? Polish Rink, non me lo ricordavo neanche più, ma li mettiamo sempre qui tra le pagliettine piccine. Così. Domani sistemazione. Prima o poi giuro che lo faccio perché bisogna farlo, perché qui non ci sta più assolutissimamente niente. Questo mi infastidisce, quindi lo tolgo. Sì, ho preso il bando similpelle. Ho un po' di tutto, non tantissimissimi numeri, però ho preso un po' di tutto. Poi ho preso anche i pezzi singoli del similpelle, si poteva ordinare anche fuori bundle e ho ordinato anche quello. Guardate, è stata una lotta ieri.
No, sveglia questo qui, il contenitore, su, su, così. Proviamo a fare un pochino d'ordine. Qualche amico mio un po' maniaco dell'ordine mi dice: è bene quando tutte le cose hanno un posto. Ok, quindi noi li scatoliamo qua e qui ci proviamo a mettere tutte quelle grandi. Ma qui ce n'è avanzata una. Allora, oggi sono arrivate un po' di cose. Intanto ero convinta di essere riuscita a prendere i die cut della Life in Bloom e invece non me li hanno mandati. Chissà cosa pensavo di aver visto, fischi per fiaschi, vabbè. E sono ritornate un po' di cose della Life in Bloom che miracolosamente ho trovato disponibili da un fornitore, quindi ho accattato tutto quello che mi è capitato tra le mani, fondamentalmente. E trovate anche la Wild Garden, con cui vorrei tanto fare un progettino perché mi piace veramente tantissimo. Vediamo che cosa riesco a fare. E domani arriverà Moda Scrap, domani, tra domani e dopodomani... credo anche Honeybees è ancora Sinsinnati, spero che stasera arrivi in Germania. E poi abbiamo Spellbinders in viaggio. Anch'io poi non troverò più niente, mi sentirete lamentarmi di questa decisione alquanto stolta e improvvisa di mettere a posto per tutti i prossimi live, perché non troverò più niente. Allora, io in realtà qui ho uno scatolotto più grande dove ci sono già un sacchissimo di paillette. C'è anche un post-it, che non si capisce. Angoletti, no, questi sono caduti dallo scaffale, questi vanno messi. Queste sono le prove che sono rimaste qui. Allora, in realtà qui lì sotto ho washi per tutto l'universo mondo. Ah, ma guarda quante ne ho qua di queste piccine picciò. Potrei riempire altre 22 scatole. Questo è un pezzo del mio crocchio che posso anche buttare. Un timbrino sul suo supporto. Allora, iniziamo a sistemare cose, quantomeno che siano... dentro dei contenitori, e poi vediamo se lasciarle qui o meno. Qui ci sono cose sparse. Boh, vabbè. Paillette, bottoncini, paillette, ne abbiamo due paillette. C'è calamite che io poi perdo. E guardate, prendi le due calamite prima di prendere le mie. Teniamole lì. Qui ci sono foto. Questo è di Daniela. Ci sono foto che potrebbero stare qui. Però tutte queste pagliettine piccole potrei toglierle. Il tutorial della Life in Bloom è sempre stato in questi. Sì, da quando sono arrivati i prodotti li abbiamo messi in questi qua, in tutti quelli con le carte. Se li avete comprati prima, abbiamo mandato una mail. Se li avete comprati dopo, sono scaricabili e sono nel vostro account, sezione download. Così, buttiamo, facciamo un po' di... Non ne ho nessuna di pagliette. Non capisco che cosa intendi. Ma bisognerà anche comunque svuotare e dare una pulita. Ma a questo punto, questo era il set che avevo creato, perché a un certo punto, presa da super entusiasmo, ho comprato una serie di queste scatoline che si vedete, che si incastrano l'una nell'altra. Bellissima idea da confezionare, ho tirato giù tantissime parolacce, però insomma sono belle, non ne ho mai più fatte, quindi insomma vabbè. Queste piccine qua io potrei in realtà mettere nelle scatoline e risparmiare un pochino di spazio. Cosa ne dite? Adesso tanto qua dobbiamo dare una pulita. Qui ci sono i brads. Buttiamo via un po' di cose. Poi vi racconto che cosa ho fatto oggi, perché oggi ho girato uno dei video di YouTube che metterò magari... la prossima settimana, penso ormai, perché venerdì magari mettiamo quello sulla Glimmer, che è anche una papera. Aspettate che conto le scatoline. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, questo intero. Prendo una scatolina. Sto cercando di mettere a posto. Guarda il download. Sì, sezione tuo account, sezione download. Se no, scrivi a problemi d'ordine. Aspettate che prendo un'altra scatolina. Allora, l'altra settimana ho girato un video sulla Glimmer con tanto di papera, che comunque è sempre questo, con tanto di papera. Questa è di febbraio, ma io credo di averla già vista, ce l'avrò doppia sicuramente perché avrò aperto più kit. Allora, oggi ho girato il video per utilizzare la Mink, che è la plastificatrice, la laminatrice di Heidi Swap. E... questi cosa ci fanno qua? Sono avanzi? Vabbè, questa la potrei svuotare.
ho scoperto, facendo vedere le varie cosine, una cosa estremamente interessante. Ho fatto vedere come foilizzare con i foiling mates, che sono questi foglietti già stampati. Ho usato qualche prodotto di Tommaso e poi mi sono detta tra me e me: ma il mio foil che è stampato con toner, chissà se si foilizza? La risposta è sì, meravigliosamente. Questo è uno dei Basic Stripes che era uscito ai tempi di Rainbows and Clouds, foilizzato con un foil magnifico di Gina Kay. Ci ho provato anche con uno, ma ovviamente non aveva senso. Questo qui è Sirius, è il girotondo di Halloween. Questo è al contrario, la parte stampata è questa, vedete che ha preso perfettamente. È meraviglioso così. Ve lo dico, poi faremo uscire il video. Però meritava dirvelo, insomma. Allora, e queste ne abbiamo già accantonate tre. Questa qui la possiamo svuotare da un'altra parte, queste due sono vuotine, le possiamo usare per altro. Diamo una radanata qua, dove c'è di tutto. A parte che qui potrei svuotare quelle due di febbraio che ho qua. Guardate, facciamo anche un travaso, ci metterò 82 episodi per... Brava, era esattamente ciò che non doveva succedere. Non ci stanno le altre, però almeno una l'ho svuotata. Queste sono le paillettes di febbraio dello scorso anno. Chissà se ne ho altre che possono essere... Ah, qui ne ho due del matrimonio, così. Questo non si capisce, ma lo svuoto qui dentro. Ho avanzi vari ed eventuali. Così avete visto che meraviglia quel foil, no? Sono rimasta super 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 entusiasta, non me l'aspettavo. Allora, spero che quello che state vedendo qui sul tavolo sia una roba che capita anche sui vostri tavoli, perché sennò un po' mi preoccupo. Però secondo me capita anche sui vostri tavoli, detto proprio. Allora, qui abbiamo luglio-agosto, Natale vintage, questo è ottobre, Natale che amo di più, questo è marzo, questi sono due di ottobre, praticamente identici. Va bene. Il matrimonio di chi? Oh, guarda quante ne ho di marzo, non si capisce. Vabbè, così. Queste le potrei... No, non ci stanno tutte insieme. Peggio. Quando aspetta... Peggio del vostro tavolo, capisco. Mi sento quasi un pochino meglio. Questo è gennaio dello scorso anno. Adesso mi sono comprata questa fantastica stampantina per segnare le etichette. Poi appena avrò tempo di usarlo, volentieri. Perché ancora non ce l'ho fatta. Non lo vedi da mesi, sono molto felice di sentire questa cosa, mi fa sentire meno sola. Adesso diamo una radanata. Qui era rimasta attaccata questa spilletta, ma proviamo ad attaccarli un pezzetto alla volta. Io già mi sono persa le salviette. No, le salviette sono finite. Andiamo a prendere le salviette. Marzo mi piaceva particolarmente, sì, ma adesso le svuoterò. Guardate, li svuoto in uno grande, perché così ottimizziamo il poco spazio a disposizione e a questo punto questo lo rimettiamo in vendita. Davvero mi consolo, è che io qua faccio i live e sono sempre super super ingabolata con lo spazio, perché non mi dite niente, perché mi muovo sempre super a fatica e in realtà se solo fossi un po' più brava a tenere in ordine, comunque ne ho due. Va bene, no, 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 ma è tutto bene. Adesso eliminiamo anche i doppioni. Riconosci le paillettes? Io sono abbastanza brava, però questa la rimettiamo di là. Qua svuotiamo. Adesso vado a prendere un tovagliolino e sistemiamo. Poi lo poggiamo di là e attacchiamo un altro espositorino che c'è qua. Riconosci le paillettes? Io sono abbastanza brava, anche se alcune sono un po' simili, ovviamente. Questo è un avanzo. Sì, questo è l'avanzo, la coda di tutto quello che c'era. Questo abbiamo detto che è febbraio. Sì, allora così, e questo lo possiamo anche pensare di chiudere così. Dove le hai le paillette? Aspetta che vado a prendere le salviettine che pulisco.
molto bene. Non ho trovato il pacchetto di salviette, ma spolveriamo diversamente. Intonsi in una scatolina, Roxana vince, e invece Giusy, dove le tieni? Mintopia, dobbiamo ancora rifare l'altro ordine perché sto aspettando che rendano disponibili le cose che non sono riuscito a ordinare l'altra volta. Quindi ci vorrà un pochino. Mintopia non è uno di quei fornitori da cui ordiniamo così spesso, quindi se avete fatto dei trovalo per me ci va un pochino di tempo. Qui c'è un enamel che si è... Quando le idee chiare... Allora, qui mi serve il glassex, mi sa, eh. Aspettate che ci muniamo di spruzzino. Eccoci, ho preso tutto. Aspettate che leggo. Ma da scrap hanno spedito oggi, quindi secondo me tra domani, ops, è caduto tutto, non importa, tra domani e giovedì dovrebbe arrivare tutto. Vediamo. Poi ci sono i punti di colla che vedete. Così. Ok, teniamo tutto qua. Allora, qui ci metterei queste grandi. Tu hai le paillette ovunque in casa, immagino, perché qui ne ho tre del matrimonio, me ne basta anche solo una in realtà. Fiocchi di neve, queste solamente tu. Queste sono uguali, ma non ci stanno tutte in uno. Così. Così, vediamo, pagliettume, questo e poi dobbiamo recuperare queste che avevo temporaneamente messo lì. Qui a mia discolpa ci sono anche i brats che occupano tantissimo spazio. Ok, e questo l'abbiamo sistemato così. Poi questo lo posiamo un attimo, magari qui sopra, perché poi dobbiamo trovare una collocazione. Attacchiamo questo scatolotto qui dove ci sono dei washi. Vediamo, adesso vi faccio vedere questo contenitore che ho comprato su Amazon, perché senta, così metto a posto il tavolo, certo. Tutto sommato non è neanche così disordinato, ma potrei fare di meglio. Questo ha tutto il piano sotto, ma qui ho 85 nuvo che non uso perché sono andate, ho 42, un sacco di roba che non... Vabbè, questi, le pagliette. Ah, guardate, questi quando li cercavo non li trovavo mai. È più veloce di DHL, ma sono quasi contenta. Ma allora, da me consegnano abitualmente ordini di fornitori? E tutto sommato, se non arrivano a dorso di mulo dallo stato straniero, arrivano abbastanza in fretta. In Italia mi consegnano spesso degli ordini dei miei personali, insomma, li usi poco. Io allora col Project Life li stiamo usando tanto e in realtà mi sono sempre piaciuti tantissimo per le decorazioni, per il packaging, sono sempre andata matta. Allora, questa Nuvo, ciao Nuvo, grazie per tutto l'adesivo che ci hai regalato. Qui c'è una lama che non si capisce perché ho tenuto, qui c'è un anello, un altro anello, un bastoncino di colla che non uso la colla caldo, non ce l'ho neanche più di questa misura, quindi per ora vai lì. Questo cassettino qua lo possiamo togliere, così puliamo un pochino. Tu che cosa sei? Tagli, non ce ne facciamo niente di questi tagli e procediamo. Ah, ma tu sei una scatolina di cartone. Ah, chissà da dove arriva. Non lo so.
intanto così lo so, per esempio questo qui è un campione che mi hanno mandato perché è brillantinato. Sì, è una prova. Qui ci sono una serie di washi. Allora, vediamo di sistemarli tutti qua. Vediamo, li prendiamo tutti da qua. Così facciamo, diamo un posto. No, la lama per il cartoncino vegetale ce l'ho, adesso la sto tenendo nella taglierina, al posto del cordonatore, dato che tanto uso il bulino. Qui ci sono un po' di washi miei, un po' di washi di altri brand. E la fila dei washi, forse. Cioè abbiamo addirittura un pochino di posto qua, non tantissimo, però possiamo poi vedere che cosa infilarci. Per esempio, questo non necessariamente deve stare qui, quindi poi lo posso mettere nel cassetto. Qui potrei addirittura mettere i miei blocchetti di acrilico, l'embossing pad, e se trovassi il VersaFine pure il VersaFine. Cosa ne dite? Cioè bisogna dovrei riuscire a organizzare l'area di lavoro che è qui dietro, quello spazio lì. Che è una mission super impossible, ma adesso noi ci proviamo. Se io questo lo posiziono, ah, questo è fatto un wash. Se io questo lo posiziono qui, dov'era? Ok, poi sopra, ma guardate quanto c'è la mente, è così, tutte lì. Okay. Questo l'avevo preso per un lavoro e poi non l'ho mai usato. Adesso cerchiamo di dargli un posto. Lì sopra, e poi qui ci sono i miei, posso mettere questi cassettini qua, che non sono cassettini ma sono vassoietti. Quindi lì posso metterci questo, che ho un pochino di spazio, e questi. E guardate, qui ci ho messo quello e potrei anche metterci questi tre. Hai perso i blocchetti di acrilico? Io ho scoperto di averne 1000.000 perché per i corsi ne tenevamo. Durerà niente, certo, ma non importa. Noi mettiamo quantomeno un pochino a posto, io mi sentirò un pochino meglio. Dobbiamo trovare un posto per questi qui, piccini picciò. Questo è il cordonatore che Porello non uso mai. Qui ho calamite che non usiamo, una penna che magari poi riporto al tavolo. Questi bottoncini anche, secondo me li posso posizionare lì e sono un pochino più in ordine. Qui ho questo fantastico qua. Sì, l'inchiostro va anche bene così. Non ma io li vedo, cioè sono a vista, poi mi sentirete lamentarmi. E poi per due non è entrato. Non so. Per ora posizioniamoci i distressor, che poi vedo dove mettere. Queste qui sono tutte prove, posso anche farne a meno. Questo qui è un blending tool e ho un posto apposta poi dove metterli. Tutte queste scatoline le metterò da un'altra parte. Scatolina. Qui che cos'ho? Le flippette. Le flippette le metto qua, dove ci sono le paillette, ci stanno. Più volte perché scomparsi. Non ditelo a me. Allora, più o meno, facciamo un attimo di pulizia tra questi barattolini e barattolotti che ci sono qui. Queste pinze qui le metto qui dietro, poi attaccheremo il retro di qua in un'altra puntata, in un'altra vita probabilmente. Lui lo metto qua. Cioè ve lo dico quando poi sarò disperata perché non lo trovo, così mi sapete dire. Questo tornerà a casa, Lessi. Allora, qui c'è una fotina, oh patatina, mi colpi al cuore. Buttiamo quello che c'è da buttare, polverina da embossing, un wobble, lo teniamo lì, tutta questa robina qua io la butto. Puliamo, chi l'ha visto Scrap Edition, ma non me lo dite che io perdo le cose. E adesso sistemiamo questa parte qui del tavolo, poi un'altra volta attaccheremo tutti gli altri elementi, così mi dite come fate voi a tenere in ordine, ma tanto lo so che non tenete in ordine esattamente quanto me. Sottili tipo per folio, allora non le ho così grandi, possiamo provare a vedere se sono rientrate quelle di Vaessen più grandi, se vuoi Roxana, quelle da un centimetro e mezzo, una cosa così. Allora, nuovo clear, nuovo bianco. Questo mi sa vagamente che non sarà più utilizzabile.
cioè si è chiuso il tappo. Vediamo, caro Glossy. Credo che sia fortissimamente otturato, ma che potete. Certo, così poi mi aiutate. Io conto sulla vostra memoria. Questo è un embossing stain, quindi è un inchiostro d'embossing che è arrivato senza etichetta e che quindi è finito sul mio tavolo e che lì rimarrà. Ben due Glossy Accent. Nuvo, per ora ne ho raccattate tre. Dunque, secondo me questa non esce più nulla, invece queste due mi sembrano buone. No, questa proprio sta per esplodere. Poi qui abbiamo una colla di Tommaso, sarebbe interessante tenere le colle tutte vicino, avrebbe anche un senso e quindi ovviamente io di solito non lo faccio. Ma anche qua è saltato fuori il mio. Questo lo terrei qua, vicino ai pad. Anzi, potrei togliere l'embossing pad che tanto in realtà lo uso molto meno e ce lo tiriamo fuori al bisogno. Poi qui ho un pulitore di timbri che potrebbe stare qui, magari al fondo perché tanto io non lo uso mai. E qui c'è un Oreo che potrei mettere, devo trovargli un posto, ma adesso glielo troviamo. Sopra queste paillette, secondo me, qualcosina posso appoggiare, tipo questo qui. Potrei mettere, per esempio, le polverine da embossing, quelle più a tre nuvo, amore. Dove le ha messe? Qui ho le polverine che uso di più, che sono quella trasparente, quella nera, e ne ho qualcun'altra di là. Quindi in realtà potrei. Guarda, questi li mettiamo qua, che così anche loro hanno un posto. La colla di Tommaso qui sul fondo. Vediamo qui che cosa c'è, il pigetto che ancora non ha un posto. Poi qui accatastati nel nulla ci sono tutta un'altra serie di articoli che adesso tiro fuori. Un'altra polverina clear, però sono quasi tutte e due piene e quindi non le posso unire perché ovviamente una volta non avrò trovato uno. La scuola, che cosa? Ho detto grossi, sì. Cose. Sì, no, ma è sempre così. Quando le cerchi non saltano mai fuori. Judikins, la polverina argentata che è meravigliosa. La polverina white della Judikins che è stupenda. Poi la polverina bianca della Nuvo. Di questa forse ne ho una sola. Ho un embossing glaze qua, giusto appunto. È proprio come una polverina d'embossing, solo che è semi-trasparente. E la mettiamo qua e qui ne ho anche una di queste che in realtà praticamente non uso mai, l'ho fatta vedere forse nel video. Ti piace? Ho sempre freddo, anche se qua ormai oggi è primavera, quindi qui ho un altro embossing glaze che credo di aver usato, di aver tirato fuori per il video, ma per ora li lasciamo qua. Qui ho i miei sigilli, dobbiamo trovare un altro posto. Qui ho i fiori per la cera lacca, sono parenti, ma non ci sta il pigetto. Dobbiamo trovargli un altro posto, ma adesso io confido che lo troveremo. Qui i miei twine sono un po' ingombranti, quindi li dovremo trovare necessariamente un'altra posizione, un'altra postazione. Queste qui, quasi quasi mi vado a prendere una di queste scatoline e le metto lì. Cos'altro ho qua? Guardate questo ciotolino, un'altra polverina trasparente e sono a quota 3. E lì ci sono degli altri washi che adesso, come diceva Lida, non ci stanno più e quindi mi scombinano tutta la postazione. Vabbè, togliamo questi e mettiamo. No, ma lì non ci sono washi, ci sono solo paillette. Adesso non mescoliamo i generi. Bisogna rinunciare a qualche washi. No, ma sono molto triste. No, allora facciamo un'altra cosa. Spostiamo questi da un'altra parte e mettiamo i washi. Quindi tre polverine d'embossing clear. Ok, adesso cerchiamo di capire come venire a capo di questa cosa. Ho cambiato contenitore. Sì, adesso ne cerchiamo un altro dove posso allocare questi, che teniamo qui. Dunque, insieme a questo. Polverina dorata, altra polverina clear. Non ne posso mettere insieme neanche una. Qui c'è un altro paper distresser. Quanti paper distresser potrò usare? Nella c'è una gomma perché ogni tanto i timbri hanno bisogno di essere. Questi sono esempi, 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 esempi. Buttiamo via. E abbiamo un contenitorino piccino picciò. Però in questo contenitorino piccino picciò potrei mettere tutta questa robina qua. Guardate, quanti potrei averne? Troppi. Altra lama, però questa è nuova. Qui ho delle altre calamite. Oh!
Roxana, ce le ho se vuoi. Tipo 200. Io penso di essere peggio di molte di voi. So che qui c'è una di questi, una Lunar Paste. E la mettiamo lì. Questo lo metteremo poi insieme ai biadesivi. Questo qui possiamo metterlo insieme alle polverine qua. Ti rilassa, vuoi venire qua? I segni a matita da un progetto e poi è rimasta qua, strano. I miei cosi di ceralacca li teniamo di qua. Questa scatolina di paillette dobbiamo poi trovarle un posto. Allora, inchiostro, inchiostro. Qui ho una serie di biadesivi. Qui c'è uno. Ah, però questo washi qui ha dentro la paillettina e lo lasciamo lì. Lì adesso mi si è creato un buco, vedrò con cosa riempirlo. E qui c'è un'altra polverina, tu sei il Liquid Platinum, che è meravigliosa. In realtà non mi servono qui tutte queste polverine, potrei andarle a rimettere dove le avevo prima. Allora, puliamoli davanti, poi la volta che attaccheremo qui dietro mi scappa da ridere. Nel reparto ceralacca, se riusciamo a ritagliarci un reparto ceralacca, volentieri. Per ora, tac, tac. Puliamo questa zona qui e scopriamo quali altri reperti mi riserva. Perché qui di lato, questo è un pezzetto di carta, possiamo buttare via. Qui c'è del mio biadesivo. Poi, questo. Qui ci sono le cose di cui non abbiamo ancora deciso. Qui io ho tutti questi portapennini qua, che in realtà sono piccini e non contengono, cioè non sono sufficienti. Qui ci sono le mie calamite, esempi, scusate, di strips, un pezzo di fustello. Adesso, ah, guardate delle altre lame. Forse è il caso che io faccia un contenitore per le lame. Cosa ne dite? Non ne perdo una, pennelli, pennelli li vorrei mettere altrove. Oh, il quilling. Questi vanno messi tutti altrove. Perché dei doppioni, mamma mia, non so, mi batti veramente. Scatolina vuota. Qui ho una, non ne perdo una, rotta. Devo cambiarmi la punta. Così. Questi però. Allora, vediamo intanto se posso mettere via questi qui dietro, sì. Così ho un pochino più di spazio, però poi non so dove mettere questi, se metto quelli lì. Devo assolutamente stringere perché queste colle mi servono a portata di mano. L'hai perso e non ne perdo una. È interessante. Questo non ci sta più. Perché devo stringere meglio di là. Questo lo spostiamo un attimo qui. In realtà mi basterebbe tenermi giusto le due polverine da embossing che uso di più. Allora, un fornitore cinese mi ha mandato un campione di un organizer da scrivania che è stupendo, ma non saprei veramente come farlo arrivare, nel senso che se anche ne dovessi prendere solo 200-300, ci cioè devono arrivare a piedi, da soli, in autonomia, senza rompere neanche tanto le scatole, perché sono veramente troppo ingombranti. Allora, tutte queste calamitine qua per ora le appoggiamo qui. Cosa tengo di qua? I tool tutti insieme. Questa è una penna, questi sono tutti i tool. Questo è da sistemare, però. Tool, tool, tool. Ah, guarda quanti ne ho, che poi non li trovavo. Qui ci sono dei pennellini, c'è la mia spatola, le forbici. Qui però ci sono un sacco di cose che non uso più. Penna, il mop ci servirà in uno dei prossimi video. Un altro cutter, pennello, pennello, non ne perdo una. Oh, bulino, che non li trovavo più questi. La katana. Adesso facciamo un barattolino. Pennellini, questi sono quelli della Tailored. Forbici di Tim. L'arricciapetoli della Sizzix che ho preso al corso con. Non mi ricordo neanche più come si chiama lui. Organa, ma adesso non so dove me l'ha spostato, madre. È nero, ma sicuramente ce l'hanno anche gli altri colori. È che veramente non so come farlo arrivare senza che la spedizione venga a costare 3 volte tanto il prezzo dell'articolo. Cioè, questo che cos'è?
Oh, questo era un campione che mi avevano mandato e di cui poi mi sono assolutissimamente dimenticata. Non ci serve. Ho ordinato dei pennarelli metallici. L'organizer, aspettate che vado a vedere se per caso madre l'ha sistemato. Un altro cutter, 22. Una penna, una matita. Niente. Vado a vedere un secondo. Allora, provo a lanciarle un urlo, vediamo se mi sente. Intanto mi hanno mandato un campione di questo che è uguale identico a quello della Taylor e da quello di tanti altri brand che adesso stanno facendo gli organizer per i pennelli. Insomma, non è niente di nuovo all'orizzonte. Non è niente di nuovo all'orizzonte. Non è questo l'organizer di cui vi parlavo. Questo serve per i pennellini o per qualsiasi altro tool. Che adesso io qui non saprei esattamente dove poter collocare, ma intanto mi appoggio lì. Vado un secondo a lanciare un urlo madre, vediamo se mi si fila. Eccolo qua. Allora, cioè funzionerebbe così, è che occupa molto più spazio di un non ci stanno più cose in uno, è tanto bello, però cioè, vedete? Quello per i pennelli c'è uguale identico della Taylor, se lo prendo azzurro uguale identico a loro, che vedete, questo qua poi anche lo spazio qui uno ci potrebbe mettere, no? Se non avete tantissimi tool o per i pennelli, per esempio, perfetto. Però veramente non saprei come farlo arrivare senza che la spedizione ci costi il triplo dell'oggetto stesso. Quindi non lo so. Non so. Cioè, mi farebbe tanta gola, devo dirvi la verità, ma dovrei avere una scrivania di 82 metri quadrati. Quindi non lo so. Mi piacerebbe tanto, ma... Allora, intanto cerchiamo di aggiustarci con quello che ho. Quindi, cerchiamo di organizzare un contenitore dove mi servono le cose, dove ho le cose. Insomma, non vi piace, meno male. Sono contenta. Ho una chiudetta. Sono quasi contenta. La mia penna gel bianca, una non ne perdo una che era finita lì. Non so se Tiziana ti ricorda qualcosa, ecco dove era finito, che non lo trovo più. Un pennarello glitterato della Nuvo, puliamo questo. Allora, tutte queste penne qua questi sono dei campioni che mi hanno mandato e io poi ho scelto semplicemente degli altri colori. Questi in realtà potrei metterli nell'elastichino. È comodo se hai tanto tanto spazio. Noi che tanto spazio non ce l'abbiamo, insomma, non va tanto bene. Allora, queste qui sono campioni di cose che non ho preso, quindi io li metterei un piccolo elastico e poi li sistemerei altrove. Allora, puliamo questo e cerchiamo di creare uno di questi dove mi metto tutti gli attrezzi comodi che mi possono servire. Adesso spruzzerò di nuovo questo e tossirò 82 minuti. Mi serve un portapenne più bellino, è un dubbio. Però l'ho pulito. Allora, che cosa mi serve avere a portata di mano? Lui, tutte le mie copie di Capitan Uncino. Questo in realtà non mi serve, ma lo mettiamo in un altro con una
gradazione di importanza secondaria. Qui ci sono i bulini che mi servono sempre, il pennellino in silicone, tutte le non ne perdo una. Adesso poi cambiamo la punta all'altra che si è rotta. Non ci sta tantissimo, meno male che non vi piace. Questo spellicolatore, la katana, a questa dobbiamo cambiare la punta. Così, questo per il quilling. Mettiamo le penne, ma le penne le metterei altrove. Oh, questa anche. Ah, questa si è proprio sfasciata completamente. Questa non ne perdo una, la possiamo salutare perché qui non attacchiamo più nulla. Questa l'ho fatta cadere brutalmente. Addio, è stato bello, ne prenderemo un'altra. Così. Poi questa pieghetta qui. Poi metterei, perché qui di fianco ho questo pennello che sistemiamo nel tullino apposta, ho una serie di cutter. Quanti cutter avrà la Clay? Contiamoli. Qui ci sono le forbici, un pennello di questi che per ora non ci serve. Ho il nostro attrezzino 2 in 1 che è un'arma praticamente, forbici, pieghette, ne ho un certo numero, questo dovrebbe stare sotto dove c'è il suo contenitore, quindi l'ho messa a posto. Cutter e cutter, contiamoli i cutter della Clay. Qui ci sono degli enamel dots che poi metteremo a posto, del biadesivo, enamel dots, una limetta per unghie che serve talvolta per sistemare la carta. Guardalo qui, l'avevo perso, lo mettiamo lì. Ci serve il primo che ho fatto vedere. Adesso chiedo che colori ci sono, perché Beigiolino, cioè come si chiama, Tiffany c'è già quello della Tailored. Questa è una pipetta per fare le macchie, qui ci sono avanzi. Allora, per i biadesivi vorrei una roba apposta, altra forbice, biadesivo. Poi contiamo anche le lumachine di biadesivo della Clay, eh? Però direi che qui abbiamo un altro cutter che è importante, però poi qui in realtà di seriamente importante non abbiamo null'altro. 5, però ci stanno tutti comodamente qua. Sì, dai, queste sono 2 penne gel che in realtà però non uso mai, quindi posso mettere altrove. Le forbici, per le forbici dobbiamo trovare un'altra sistemazione, per ora le prendo qui. La spatola sicuramente va qui. Questo, il punteruolo, in realtà adesso non lo userei più perché ho il tool doppio nostro, quindi questo qui, guardate, se lo trovo, allora, ho questo scatolino qui dove ho i blending tool che ormai non sto più usando tanto, e questo era sempre stato allocato qua. Qui c'è uno stampo che non dovrebbe forse essere qui, ma sul tavolo avevo visto anche, no, mi sembrava di aver visto una spugnetta violetta, vabbè. Altri come i contenitori non sono mai abbastanza, il problema è poi tenere le cose sistemate decentemente dentro, che è la parte che invece, su cui invece sono particolarmente manchevole. Queste potrei anche metterle qui tutto sommato. E ho qui un altro paio di forbici ancora. Allora, io ho un'altra serie di contenitori rotondi dove dovrebbero esserci solo dei tool, ma che attualmente sono assolutamente mal impegnati, che invece potrei sistemare un pochino meglio. Allora, potrei cambiare questa Lella, lei è un po' risentita, la posiamo qua, questa la possiamo buttare, prendiamo un'altra punta, voilà. Allora, questa qui, avevo il cioccolino con tutte queste robe. Allora, cambiamo la punta, che così possiamo sistemarla qua.
Forse è un po' pienotto questo, però adesso vediamo un attimo. E lo posiamo qui che sia in pole position. Perché poi io ho questi due che sono assolutamente molto mal sfruttati. Che cosa ci posso mettere qui dentro? Ho mille forbici, ma non è il contenitore adatto. Potrei metterci pennellini, però non ci saranno mai perché ne ho veramente tanti. Allora, facciamo una prova. Secondo me sono troppo piccoli e non mi risolve sicuramente la situazione. Non l'hai ancora comprata? Credo che sia finita, sai? Allora, qui abbiamo questo, con tanto di caricatore di telefono annesso e delle altre forbici. E dei washi che adesso non ho posto per sistemare. Allora, almeno questa parte qui vorrei sistemare. Oh, guarda che qui c'è un altro. A che livello arriviamo con i pennelli? I pennellini che ho. Poi qui ci sono una serie di pinze, qui c'è un altro washi, questo è glitterato, era un campione, che devo sistemare meglio. Forbici, pennellini, vedete, non va bene. Allora, così, pennellino. Questo qui è un puncettino che fa, però lo teniamo insieme a queste. Questo pennello qua, sì, va bene. Le cannucce, queste, tanto bene, però questo lo mettiamo nel coso dei pennelli. C'era l'H, questo è di Altenew. Tronchesine, pinza, pennarello, pennellino che posso sistemare lì. Certo che cazzo. Vabbè, altra penna gel bianca, pennellino. Oh, questa penna l'ho cercata per tantissimo tempo, me l'hanno mandata come esempio e l'ho persa ed era lì. Questo niente, penna dorata. Pennellino, pennellino, matita. E qui ci sono dei washi. E queste sono delle vecchissime taglierine, delle vecchissime tronchesine che non funzionano più. Allora, punti di colla. I punti di colla dovranno avere un posto per loro. Queste qui invece le andrei a sistemare altrove, perché qui non ci stanno proprio più. Quindi puliamo questo e vediamo che cosa posso metterci dentro. Gli enamel dot aperti, ho un'altra confezione dove secondo, ho un altro contenitorino dove secondo me ci stanno bene. Adesso proviamo un secondo a sistemare questo. Matita non va coi pennelli. L'hai sentita che si è lamentata? Allora, qui io metterei pinze. Questa pinza si è un po' sdrenata, ma pinze, tutte le pinze. E a questo punto qui c'è Lillo, così. A questo punto unirei, questi sono i pennarelli che in realtà usiamo per il negozio, quindi li teniamo lì. Questo è un regalo che mi hanno fatto ed è bellissimo, quindi sta qui vicino. Questa è una colla caldo, pennellino che credo non ne possa più, lo possiamo buttare, penna per il tablet che non ha mai funzionato, questo addio. Lo teniamo qua, ma ormai è andato. Altra matita per... Oh, no, di un gattino, amore. Poi, enamel. Quello che c'è qui si può buttare. E possiamo pulire anche lui. L'hai sentita proprio che si lamentava, capisco. Allora, qui potrebbe quasi quasi farmi comodo mettere le forbici. Solo che questi qui ce li ho un po' distanti. Anche se potrei cambiare postazione e vedere un attimo. Allora, intanto questo lo sposto qui e poi vediamo se aggiungerci qualcos'altro. Perché qui abbiamo ancora una serie di cosine in realtà da sistemare. Oppure potrei dividere i tool. Perché tutte le forbici qui come mi ci stanno? Non è malvagia come sistemazione. Questa no, basta, via. Addio, è stato bello. Potrei anche sistemarle tutte qua, che sono tutte insieme. Che dite? Sono questi due qua che non mi convincono tanto. Non ricorsi assolutamente, me ne pentirò di questa cosa e mi sentirete lamentarmi fortemente di questa scelta, però qui non c'era, diventato veramente insostenibile. Magari non è ancora questa una sistemazione definitiva, ma quantomeno diamo una radanata. Almeno alla parte
emersa, perché poi ci sono due contenitori enormi dove ci sono fustelle, fustelline, cose basiche che hanno bisogno anche lì di un ordine mica da ridere. Allora, mettiamo qui tutte le forbici. In realtà ce ne sono sicuramente qualcuna che potrei eliminare, ma vero, fa quasi paura. Non succederà spesso, però quando ricapiterà vi dirò, ricordatevi che c'è stato questo momento. Questo lo mettiamo qui che mi sia comodo. E questo qui che contiene pomelli, avanzi di enamel. Questo è tutto nuovo, anche questo è nuovo, anche questo è nuovo, anche questo è nuovo, posso anche rimetterli in vendita. Abbiamo lui. Mettiamo insieme tutti i nostri enamel. Questo è nuovo, anche questo non è aperto, anche questo non è aperto. Quindi questi qui ritornano sullo scaffale. Stiamo cercando di mettere un pochino d'ordine, che è comunque una mission impossible nel mio caos. Però qui ci sono dei campioni, delle fustelle realizzate. La parte emersa è minima. Questi per ora li mettiamo in uno dei contenitori dove ci sono gli altri campioni. Qui c'è un'altra di queste che mettiamo dentro il contenitore dove ci sono i tool. Questi poi li sistemeremo diversamente, perché ho tutto un ciotolino che poi sistemeremo, magari poi le metto nei pacchi. È pieno di pinguini. Magari poi li metto nei pacchi, perché ho una ciotola piena zeppa di questi esempi. Quindi abbiamo a disposizione questo. Ci può servire? Non lo so. Non lo so se ci può essere d'aiuto. Io intanto lo pulisco. Ok. Ma quelli sono fustellati. Tu li metteresti nelle fustelle lo stesso? È che adesso mi manca un contenitore basso. Adesso vediamo. Com'è andata, Roberta? Io il disordine, cioè, guardate. Allora, queste qui che sono avanzi di enamel. Opla, mi sono caduti tutti, brava. Brava, brava, brava. Ok, guardate, li metto tutti in una bustina e li metto qua. E per ora li metto in una di queste cassettine qua, poi vediamo come riorganizzarli, perché ovviamente così non possono stare. Non sono molto convinta di questo, perché occupa spazio e in realtà non è che mi dia esattamente sollievo nella gestione. E, anzi, in realtà avrei bisogno di tenere più vicino l'altro di contenitore. Per ora lasciamolo lì. Ho ancora da sistemare la parte dei biadesivi. Ho anche lui da sistemare, che per ora sta insieme alle colle, anche se non dovrebbe stare lì. I punti di colla dovrebbero stare qua, dove ci sono le nuvole. Allora, attacchiamo lui. Qui c'è un altro enamel, riprendiamo gli enamel. Così. Allora, vediamo un secondo. Qui ho una serie di biadesivi mai aperti ancora. Questa che metterò nei pacchi, lui è intonso e quindi tornerà a casa. Anche lui è intonso e tornerà a casa. Ci sono i miei tondini, il vassoietto. Apriamo. Calamite. Un altro pigetto. Guardate quanti. Cioè. No, perché in realtà che se vede tutto questo intero lo lascio lì così com'è. Se vede tutto questo disordine, Tommaso mi toglie i prodotti. È già stato difficile prenderli. Ho questi tre che adesso non so di preciso dove mettere. Per ora li accatasto lì, ma non potranno stare lì. Tutte queste lumachine di biadesivo e la spugnetta che toglierebbe anche l'intonaco. Guardate, altri che prendiamo e mettiamo nella bustina. Hai preso una multa. Qui abbiamo lui che mettiamo via. Allora, questo qui è bello spazioso. È
dimenticato di riprendere tuo figlio. Questo sarà un live veramente poco seguito, ma so che mi siete vicine mentre faccio questo momento di riordine assolutamente puramente catartico, dove adesso sistemerò qua tutti i miei biadesivi in ordine. In realtà ho altri due contenitori molto grandi, ma che non saprei dove sistemarmi in questo momento. Meglio di un figlio. Vabbè. Allora, io vorrei un posto qui per tutti gli adesivi. Io ho il, allora, innanzitutto questo, che di là non ci sta, i miei tondini, poi qui ho. Prendiamo tutti gli adesivi che ho aperto. Guardate quanti ne ho, perché ho anche quelli della Tailored. A questo punto potrei metterli così. Così. Sì, era, sì. Shh. Non mi dite niente, questa è una confezione vuota che puoi anche buttare, Clelia. Qui ci sono velcri, velcrini che teniamo a parte. Velcrini, velcrini, striscette di spessorato, tondini di spessorato, tondini, questo niente, striscette, adesso mi do una botta in testa se ne apro altri, giuro, velcrini, 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 enamel, enamel, tutto bene? No, ma tutto molto molto bene, sì. Allora, colla a caldo che posso mettere nel cassetto, che per, insomma, per ora non ci occorre. Tutti questi pacchetti di adesivo non usato poi li sistemerò, perché per ora lasciamoci sul tavolo ciò che ci serve. Poi die cut li mettiamo qua, che sono avanzi. Qui ci sono i nostri rettangolini, che metterei qua insieme allo spessorato. Così, qui ci sono altri dei nostri quadratini, così, questi li mettiamo sempre nel pacchettino, ho un po' di enamel, così, ne prendi uno nuovo, poi però finisci così, capito? Velcrini, i velcrini li ho persi spesso, palettina, che metterei insieme ai tulle. Ho due colle mie, che adesso che inizierà a fare un pochino più caldo ridiventeranno performanti, che quindi scalzano i punti di colla, perché vanno insieme alla colla. Ma adesso per i punti di colla ho un'altra solution, perché ho visto sotto che ho dello spazio. Poi, velcrini, altri punti di colla. Cuscinetto antistatico, per cui non ho ancora un posto. Pensa quanto li avrò cercati questi, tant'è che poi me li sono comprati per il brand, tengo lì. Matita, penna, penna bella, quella del gadget che sicuramente non trovavo più. Altri brads e tutta velcrini e tutta una serie di quadratini. Vabbè, allora buttiamo e usiamo anche questo per i velcrini, perché ci serve per i velcrini. Ah, questo lo teniamo qua ed è tutto sommato abbastanza ripulito. Qui diamo una pulita e poi ci mettiamo dentro tutti questi qua. Come mi sarò ridotta con tutti questi velcrini, secondo voi? Come funghi, perché non mi piacciono per niente, si è capito? Cioè, e che la situazione comunque sì, un po' è migliorata, però insomma c'è ancora tutta una parte che dobbiamo sistemare, che insomma così. Allora iniziamo con, dobbiamo fare più progetti per i velcrini perché ne abbiamo una quantità vergognosa. Oh, mi sono caduti tutti, vabbè, non importa, questi li mettiamo qui così. E dietro questi metterei il vassoietto, uno dei pigetti, e potrei quasi pensare, perché ho tutte queste lumachine qua, potrebbero anche stare qui dietro, cioè secondo me così, che non è particolarmente ordinato, però almeno sono tutte lì. E ce l'abbiamo qua. E questo sta dietro
di adesivi. Poi questi qui non mi convincono, mi servirebbe, perché poi abbiamo ancora questo e ancora un contenitore di là. Allora, facciamo un po' il punto. Qui è caduta una pinza di queste, ma la mettiamo lì. Qui abbiamo calamite come se non ci fossero domani, quindi sono caduti a terra tutti questi. Poi li raccolgo. Allora, qui abbiamo questi che vanno insieme di qua. Allora, qui c'è uno di... altre matitine. Uno di questi Midori che poi non ho usato. Qui Tiziana. L'avevo detto che ce l'avevo qui. Questa è una fustella che è tornata indietro perché non taglia. Io ho detto poi la provo, poi la provo, poi la provo e poi la provo. Sì, non ho esattamente specificato quando. Non vendere, perché sicuramente di qua hanno usato qualcuno. Qui ci sono le tronchesine mie che non trovo mai, quindi adesso mettiamo insieme a tutti gli altri tool, che non ci sta ovviamente, però queste conviene tenerle qui dentro. Le mettiamo insieme alle pinze, facciamo uno screen, se proviamoci. Penna, fustellino, calamite, rimasuglio, un altro cutter, 6, Frankie, punto di colla. Se mi vedete prendere un altro rotolino di punti di colla, cioè picchiato, va con i tamponi, ma non ho adesso un posto per i tamponi, non ancora, adesso vediamo. Piaghetta di una sto riordinando, madre, lasciamelo lì che magari mi serve, di una board, per ora lo metto insieme agli altri tool. Questo andrà poi un altro, così lo mettiamo sempre lì. Questi sono i chiavistelli, che poi dietro un altro enamel, altre matite, delle altre lame, vabbè. Qui rimasugli che non interessa, una penna che mettiamo qua per ora. Madre attraverso, perché ci sono degli altri vassoi, ma non ho il posto, credo, per sistemarli, ma prima o poi glielo trovo, perché... Allora, niente di che, mettiamo via e puliamo. Punti di colla non ne posso più aprire, vorrei che qualcuno mi fermasse laddove. Allora, tra l'altro, cosa posso riportare in negozio? Sicuramente questo, le matitine che sono qua, le calamite però credo di averle usate, matitine... Pomelli li ho usati sicuramente, quindi non sono interi per quello. Ah, questa che è ancora da provare, adesso la metto di qua. Dunque, qui ho ancora questi due washi, che vediamo se trovano posto nel contenitorino dove ci sono i washi. Così, sì, lo trovo un pochino di posto qui, sì. E che non ho un posto per i tamponi, per mettere il pigetto, quindi per ora vediamo. Allora, perché io qui ho ancora questi due, che mettiamo nello scatolotto dove ci sono gli altri. Sarà il caso che io inizi ad usarli. Questo lo possiamo mettere nel cassetto. Vediamo, qui ho i tamponi e i blocchetti di acrilico, ma non sono comodi qui dentro per niente. Però qui sotto... avevo visto questi contenitori, qui sono troppo piccini, no, se io li metto così, tutto sommato questi potrebbero quasi andare bene, non ci sta il pigetto, ma tanto non avrei posto, sì, tanti, adesso siamo quasi al buono, eh. Mi turbano questi che non mi fanno impazzire, mi serve un altro portapenne, credo, e poi ho ancora quel contenitorino lì. Però io potrei svuotare questo, ti prego, no, cosa? Mi sono persa, Giusy. Cosa c'è? Qui c'era l'acqua, altri brazzi. Paillette più grandi, che queste non hanno un posto qui, queste sono due, come mai? Perché saranno stati avanti. Punti di colla,
ceralacca. Questa, chissà dove l'ho messa, non lo ricordo neanche più. Però sicuramente l'abbiamo inserita da qualche parte. Un'altra colla di Tommy, che però a questo punto mettiamo nel cassetto, perché no, la mettiamo qui dietro, poi ci preoccupiamo di quello che c'è qui dietro. Già di cui è aperto, certo si può essere. I miei due sigilli. Altre calamite mie. Un altro sacchettino antistatico. Palloncini di Halloween. Pomelli, che poi uniremo. Sigilli. Questo è un omaggio di Doodlebug. Sono dei mini enamel. Questi magari poi li metto nei pacchi. Un cavo. Pure per l'iPhone. Questo me lo metto nel grembiule. Qui ci sono semisfere di moda scrap, tutto questo qui si può buttare e puliamo quello che c'è qui dentro. Allora, queste paillette grandi non so esattamente dove mettermele. Aia, ma adesso vediamo. Guardate. L'importante è che ogni cosa, mi dicono, abbia un posto. Quindi, pinci, pigetto, poi ceralacca, pigetto potrebbe stare così, ceralacca qui. Per il pigetto questo è un po' grande, c'è un po' tanto spazio. Non so bene dove mettere queste, chissà se riesco. No. Non riesco a unire, ma queste in realtà sono gli avanzi di quelle di giugno dello scorso anno. Lasciamole qua. Questa non so dove ho messo l'altra, iniziamo benissimo. Dunque, mi manca un posto per il pigetto, che in realtà ne ho anche due, se proprio devo dirla tutta. Questo. Ah, i sigilli non li uso così spesso, quindi potrei anche ragionare di metterli altrove. Perché se metto queste qui, queste sono quelle di tramete e queste qui sono avanzi. Dove le posso mettere? Sì, non so bene, arriveranno delle cose nuove, però vediamo poi dove sistemarle. Questo mi serve che sia abbastanza a portata di mano, perché in realtà c'è l'inchiostro che io uso molto frequentemente, quindi posso pensare di mettere eventualmente qualcosa qui dietro, potrei lasciarmi un blending tool per l'esigenza e potrei metterci il pigetto. Allora, questi qui, questo lo devo mettere a portata di mano, quindi potrebbe essere qui davanti così. Dobbiamo spostare l'accrocchio. Brava, ne ho rovesciati tre insieme, complimentoni. Altra ceralacca, possiamo mettere qua. Opla. Elisa non riconoscerà più la scrivania domani. Dunque, questo qui, che secondo me va bene. Questo non sono molto convinta perché occupa un sacco di spazio e in realtà potrei riunirli qui, perché comunque i pennelli non li uso frequentemente, quindi potrei, non ci entrano nelle altre paillette, quindi potrei metterli tutti qua e prenderli al bisogno. Queste di solito alcune io le metto a cavallo così, così mi risparmiano dello spazio, e così quei due contenitori lì in pratica li ho liberati. Di fianco alla scatolina nera, che questa è da mettere qua perché qui non ci sta, non ho capito che cosa di fianco alla scatolina nera. L'altro sigillo l'ho messo, sì, non ci siete ancora arrivate come sincronizzazione. Allora, questa la mettiamo lì. Allora, abbiamo liberato un po' di cose. Adesso, non arrivano, l'ho detto, gli ordinati non sono arrivati, probabilmente perché erano finiti, mi sembrava troppo gioiosa come cosa. Qui ci sono altri due sigilli miei, che quindi posso mettere qui. Quindi pomelli, questi qui li uniamo. Perché così. Ah, la gomma, sì. E l'altro adesso chissà dove l'ho messa. Una è qui. Vedete, è utilissimo questo lavoro qua, mi farà dannare. Perché uniamo i pomelli. Lo so. Qui ci sono delle calamite, un altro
un altro contenitorino. Questa fustellina qua per simpatia rimane lì. Questi li mettiamo qui, questi li mettiamo qui. Questa è la fustellina che abbiamo fatto fare per il corso del Trovalo per me e la metterei, dovrei metterla tra le fustelle, per ora la metto lì. Poi qui ci sono altre calamite a cui sono rimaste magicamente attaccate una serie di cose. Flippette, calamite rotte. Ah, queste, ma queste sono calamite. Queste quando non le trovo più. Questa è rotta. Ma questa è una calamita della platform. Prendiamo un washi, che adesso non ne ho comodo neanche uno di washi, perché c'è tutta roba sopra. Non va tanto bene questa cosa, questa sistemazione. Non ne avevo visto un altro qui fuori di washi. Calamita. Tappo inutile. Allora, timbrino, un blocchetto, punti di colla, li metto dove ci sono gli altri punti di colla. Questa è una calamita della Tonic, vale a dire che è una calamita della platform di Kim. Ho rovesciato tutto, vabbè, non importa. Vediamo. Non ce la farò mai a prenderlo, ok. Guardate, la fodero e la metto dentro la platform, perché così, chissà quanto tempo l'ho cercata. Ok, ci siamo quasi. Altre calamite, pomelli, pomelli. Li ho persi tutti, mi sa, vero? Vabbè, queste sono... qui ci sono due, qui ci sono altre calamite e queste sono altre calamite, le metto tutte qua. Queste sono della Misty e le calamite ce le siamo sistemate. Allora, questi due potrebbero stare tranquillamente sul retro, tanto in realtà non ci interessano, cioè non sono cose che uso frequentemente. Allora, ho rovesciato i pennelli, tutto bene, ok. Perché poi ho preso quelle della Misty dalla disperazione. Sacchettini. Per questi ci andrebbe un contenitorino. Io per ora li metto qui e ho un sacco. Ah, guarda, altre calamite. Roxana, conto su di te. Sigilli, ma i miei sigilli, questi ne ho già due. Questi sono da mettere poi in vendita. Li metto qui. Allora, queste le metteremo poi da un'altra parte. Qui abbiamo tutta una serie di eyelet e brads. Qui c'è un anello da solo, posso mettere qui dietro. Sono quasi a buon punto in realtà, secondo me. Non so bene dove collocare questi, perché secondo me fare una scatolina apposta è un po' troppo. Però qui mi serve una scatolina per le lame. Guardate, facciamo così. Mamma mia. Mamma mia, che disastro. E qui dietro ho ancora tutti i twine. Ma voi quanto ci mettete a mettere a posto? Perché adesso mi sta un po' prendendo la sconsolazione. Questi posso metterli lì, questi posso metterli in realtà qui su. Anche se non sono comodi, poi li troveremo un'altra posizione. Questi rimarranno qua così. Se avessi un altro scatolotto così... ma non ce l'ho, però ho questo che potrei sfruttare. Ah, qui ci sono tutti i sample che dovrò prima o poi concretizzare, la pinza di adesivo, tool. Però questo mi può contenere una serie di cose. Vieni a fare il controllo, ho quasi paura. Però questo qui mi può contenere una serie di questi, tipo così, e questi qui li posso anche solo mettere qui di fianco, perché tanto me li regge. Qui c'è una paillette grande, tipo questo, non so bene da dove arrivi. Una penna la mettiamo lì, anche questa penna la mettiamo qui, questo lo posso mettere qui dietro e ci sta tranquillamente in mezzo al resto. Quindi per questa roba qui potremmo quasi essere a posto. Cosa ne dite? Mi avanzano questi che potrei togliere. Allora, se riesco a sistemarlo bene, senza far cadere niente, tutto sommato, Elisa non ha più posto per lavorare. Però adesso vediamo se ci sta qua.
facendo venire avanti questo e facendo venire, allora devo portare un po' più indietro questo. Ok, più o meno, poi vediamo se domani Elisa è scomoda, rimaneggio ancora, però sicuramente con questo qui non si può appoggiare da nessuna parte. Dobbiamo trovare un'altra sistemazione per questo, che credo che alla fine sarà messo qui dietro la mia, scrivania. Dietro la mia scrivania, dietro il mio tavolo. Ma a questo punto vediamo se ho spazio per tutti i miei. Le scatole originali io non avrei mai il posto, sono sincera. Non avrei mai il posto per tenere le scatole originali. Questi sono i miei. Non credo che ci staranno tutti, però quelli che riesco a mettere li sistemo. Anche lei alla fine ci ha rinunciato, comunque. No, non ci stanno, come si fa? Dobbiamo togliere quelli piccini. Tra questi due hanno il loro posto, no, questo è il mio. Hanno il loro posto, qui è il loro posto, è il suo posto di là. Vediamo se in questi piccoli così. Ah no, ne ho aperti troppi. Cioè, anch'io quando sistemo non trovo più nulla, Laura, quindi poi mi sentirai nei live lamentarmi perché ho messo a posto. Sapevo che non dovevo mettere a posto perché adesso non trovo più niente. È un po' affollato questo, vero? Lo so. No, a noi le cose crowded. Si ribalta? Te lo saprò dire a breve. È un po' pesantuccio così in effetti, però ho svuotato, no, ce n'è ancora uno che mettiamo qui dietro. No, non c'è proprio più posto per te, davvero qui dietro. Poi dovrebbero essere organizzati in realtà con un'altra logica, però questo è il suo posto di là. I copri pennelli me li tengo perché se dovessimo mai smarrire gli altri. Allora, mi preoccupa solo quel contenitore in similegno che ho messo lì, perché nella posizione in cui l'ho messo rende impossibile il lavoro ad Elisa. Quindi devo... ah, ci sono le pinzette che vanno messe insieme ai tool. Le metto insieme alle forbici. E poi ci sono una serie di cose su cui riflettere se è il caso di tenerle o no. Questa penna qui sì. Allora, perché... se io facessi questi così qui multistrato qua, e no, non saprei comunque dove metterlo. Questo è già tutto in qua. Secondo me se lo metto lì Elisa semplicemente non la posso dove lavorare. Però qui non mi ci sta un altro strato. Conservatrici di scatole, è che poi le scatole sono ingombranti, ma ingombranti tanto, quindi non so come fai. Così secondo me ho risolto, questo lo metto qui e domani vediamo Elisa come si può organizzare, cioè come... ah no, tu sei troppo in qua, sei un po' troppo nell'inquadratura, mi sembrava, però potrei girare lui così con tutte le colle a disposizione e così non ho più posto per questo. Come si fa? Penna, la penna la teniamo lì. Allora, proprio non ci stanno perché... vediamo. No, non ci stanno, ragazze. Che si fa? Butto tutto? E che ho troppi washi. Dovrei rinunciare ai washi e metterli tipo in un cassetto. In questo modo guadagnerai un bel pezzo di tavolo perché, vedete, sono lì. Lì ci sono... adesso non le vedete perché c'è il braccio. Questi due... sono due cassettini uno dietro l'altro con dentro fustelle che ho usato durante i live, che in realtà si potrebbero fortemente sfoltire, ma bisogna avere il tempo di farlo. Adesso non mi avanza lo spazio per questo, salvo non fare così e metterlo direttamente qui sopra, tanto sulle paillette, che anche le paillette non è che le usiamo tutti i giorni. La comodità è un'altra cosa, però, tra virgolette, in emergenza, visto che non abbiamo spazio, più o meno, non
ci vogliono stare tre. No? Questo devo trovare un'altra sistemazione. Perché io qui posso fare così, così e così. Devo mettere via un po' di washi e un po' di paillette. Assolutamente. Mentre questi qui me li lascio qui a portata di mano sopra le paillette. E adesso mi avanzano questi, che però metto in quel cestinetto di legno dove ci sono anche le altre paillette, ci sono i cestini con l'antistatico. Allora, questo qui è un po' mal assortito, secondo me. Perché ci sono tante cose che non uso frequentemente, tipo i brats, queste cose qui. Forse varrebbe la pena di raccoglierli, metterli o dietro di me e usarli diversamente, e usare questo spazio diversamente. Non mi sembra un po' sprecato? Adesso ho spostato tantissimo il telefono. Io intanto li sistemo qui, ma facciamo un appunto mentale che sono da sistemare meglio, perché così occupano troppo spazio. Anche i pennelli non li uso così frequentemente da giustificare il fatto di tenerli lì tutti, quindi comunque ho eliminato questi contenitori per ora. Magari mi serviranno per sistemare qualcos'altro, vediamo. Intanto enamel e li mettiamo via, e il contenitore un po' di tutto un po', sì, e questo qui deve stare qua vicino perché lo voglio vedere. Poi attaccheremo il resto. Allora, mi avanza tutto il twine che adesso metto dietro di me, che è in una situazione veramente di disagio anche dietro di me, ma ci penseremo poi. Perché poi sul tavolo manca ancora lui, che non ha un posto, che è la torretta con tutti gli adesivi, a cui diamo una sistemata, tra l'altro. Sono veramente in uno stato pietoso. I riordinati della crema. Questo era il vecchio scotch blu, vedete, questi sono quelli della Score Tape, si staccano tutti dal centro di qualsiasi marca. Il fornitore, quando gli ho chiesto, mi ha detto che non c'è proprio un modo per cui assicurarsi che non si stacchino, e quindi vabbè, ce li teniamo così. Così, adesso poi arrivano anche le misure nuove, quindi voglio vedere. Questo così è terribile, questo adesso ce l'ho dietro le mie spalle, che non è proprio comodissimo, mi servirebbe averlo qua davanti, ma devo riorganizzare quel lato lì prima. Questo anello lo mettiamo qui dietro, perché qui dietro ho ancora tutta una serie di cose organizzate malissimo, che sistemeremo. Prima però bisogna sistemare questi altri due cassetti. Questi li do a madre, e questi che sono pennarelli glitter della Nuvo, chissà se funzionano ancora. No, ce li siamo giocati. Sono aperti da troppo tempo, buttiamoli. Questi invece funzionano e quindi li metteremo da un'altra parte. Queste penne ritorneranno, voilà, al lavoro. Più o meno, dai, non è andata malissimo. Cosa ne dite? Devo sistemare un pochino di cose. Ho scoperto di avere un numero indefinito di velcrini, punti di colla, guai a me se ne apro altri. Questi li metterò nei pacchi. Ah, qui ho un wobble, tutto da solo, lo mettiamo nel gattino che metto qua. Tutto sommato ha preso un po' di forma, pochino. Adesso vi faccio vedere, questo ritorna qui dietro, per ora. Ah, ma che tenerezza che mi faccio. E queste... dove le metto? Sopra quel cestinetto finto legno, facendo finta che siano comode. Comodo, è tutto soppalcato. Questa è la parte 1, ci saranno credo tante parti, perché qua il disordine, questi li abbiamo trovati insomma in giro, dovrò sistemarli. E in realtà non è che abbia proprio l'aspetto di essere molto più ordinato di prima. Guardate, cioè, rispetto a com'era prima è tanta roba. Quello non c'entra, sono articoli. Non so, no, lì ci sono solo due strati di soppalco.
ci sono i pennelli. I pennelli in realtà non mi servono così, perché vedete, poi dobbiamo mettere a posto questi. E lì ci sono un'altra serie di contenitori con le cose che accatasto lì. Lì ci sono cose da riordinare. Anche qui dietro. Basta, per oggi penso di avervi scioccato già abbastanza. Ah, ho una scatola anche per terra. Sì. Allora, sicuramente le polverine di embossing sono troppe. Non ha senso che io le tenga qui tutte. Mi tengo una clear, una bianca, mi tengo questo, una dorata e quella nera vorrei. Le altre le metto via. Quindi queste in realtà posso metterle nel cestinetto. No, perché lì così sono di nuovo buttate. Le metto qua nello spazio vuoto che c'è, tanto sono quattro barattolini e va bene. Di modo che siano lì all'occorrenza. E questo li metto via. Li metto via praticamente così. Qui ho un sacco di colla, un sacco di... Questo qui potrei stringere fortemente volendo. Però per ora lo lascio così. Non mi basterà mai una settimana. Sì, c'è un sacco di roba. Poi ci sono tutti i pezzi sotto, piano piano. Perché, insomma... Ma le polverine, qualcuna di queste mi servirà anche per qualcosa. Queste non le posso neanche riempire. Non le metto negli usati, semplicemente perché io sono veramente un dotraki. E a volte nelle polverine bianche o quelle trasparenti ci sono residui di altri colori. Quindi in realtà, anche se qualcuno dovesse volerle comprare, non sono proprio un affarone. Però ho dato un po' una sistemata, dai. Adesso alcune penne le mettiamo via. Anche questa è una penna che torna al lavoro. Scatoline vuote. Positiva. Queste le mettiamo nello scatolino che ho dall'altra parte. E ci sono un sacco di cose qui che potrei mettere tra gli usati, ma o che potrei riordinare. Intanto si è scaricata il telefono. Non so se 31 giorni non bastano. No. Un giorno attacchiamo queste scatoline che ho qui e ci dividiamo le cose tra basic e le cose che posso tenere sempre qui, le cose che andranno a finire tra gli usati quando avremo tempo di caricarle tra gli usati. C'è un sacco di roba. Però un'altra volta ci prendiamo un'altra oretta e sistemiamo queste due. Intanto io qui sono già contenta perché è sparito un po' di roba, insomma, tutto sommato. Male non fa. C'è ancora tantissima strada da fare, però insomma. Vi ricordo che prima del live ho registrato un video per YouTube sulla mink, sulla foilizzazione con la plastificatrice e la mink, e ho provato a foilizzare il nostro acetato stampato. E viene una meraviglia. Queste qui sono le basic stripes di un colore qualunque, su cui il foil è attaccato non bene, di più. Un cavetto, l'ho messo via, ce l'ho qua, perché è un cavetto furbo, questo qui ha l'attacco giusto, chissà quanto l'ho cercato, e quindi me lo porto di là. C'era anche il caricatore questo qui è un caricatore del Mac, che adesso non funziona più, me lo porto di là. No, ma tutto sommato, dai, sono contenta. Le cose sono un pochino più in ordine, non tantissimo, ma da me non si può pretendere più di tanto. Finché dura, insomma, ce lo facciamo piacere, insomma. Poi sistemiamo quella parte lì e piano piano tiriamo fuori le cose da mettere negli usati e le mettiamo negli usati, perché poi qua ho delle cassettiere con tutta una serie di cose che anche qui andrebbero svuotate, messe negli usati, insomma. Se vi va facciamo il decluttering insieme, così mi fate compagnia, perché altrimenti non lo faccio mai. Così, cosa devo dirvi? Vabbè. Ci aggiorniamo domani sul sito. Oggi non vi ho fatto vedere nessuna delle novità, sono una pessima commerciante, ma trovate i reintegri di Simple Stories con Life in Bloom e Wildflower, e trovate anche i pad della Ink Drop della Craft Consortium, che in realtà alcuni ho già visto che sono finiti, ma li facciamo riarrivare se li ritrovo, non vi preoccupate. E niente, qua per il prossimo episodio di Decluttering datemi un po' di tempo, ma ci arrivo. Mi ricordo dove ho messo cosa. Sono quasi tutte a vista. Sono quasi tutte a vista le cose. Gli adesivi, roll, pigetto. Il pigetto non lo troverò mai messo lì. Forbici, tutte quelle che ho. Tool, varie ed eventuali. Questa penna la voglio mettere via. Lì c'è il nostro lillo. Ci sono i pennelli, non mi servono lì. Poi li sposteremo. Ci sono ben tre arricciapetali, inchiostri. C'è un altro pigetto lì. Paillette e washi. Diciamo che devo ridurre la quantità di paillette washi, devo tenerne qualcuno qui, però tutto questo spazio qua, che in questo momento è occupato da quello, dovrò liberarlo e le mettiamo altrove.
Così lì recupero un sacco di spazio in realtà e posso mettere due vassoietti lunghi con un sacco di cose. Devo solo fare spazio altrove e sistemarli, che non è proprio un detto un fatto, ma vabbè. Il velcro è stato messo tutto insieme agli adesivi. In questo scatolotto qua c'è un pigetto, tutti i millemila rotoli di punti di colla, tutto il velcro e tutti questi runner che non so quando userò. Qualcuno, secondo me, questo qui per esempio è uno che mi hanno chiesto di provare, ma non è abbastanza forte, quindi via, può andare. Questi qui, ah, questo per dire è rotto e non abbiamo, di questo non fanno neanche più le ricariche, lo possiamo buttare. Questo della Tombo invece ha le ricariche. Questo è ancora buono. Questi sono i Good Dots. Questo qui secondo me è un altro che mi hanno chiesto di provare, ma infatti questo non tiene. No, anche questo lo buttiamo. E così ho ridotto ancora un pochino. Dai, piano piano, poi faremo tutto. Cosa devo dirvi? Quindi sul sito trovate le novità. Domani spero di avere, se si muove da Cincinnati e arriva stasera in Germania, potremmo avere Unibees. Dovremmo avere Spellbinders in viaggio. Ci sono altre cose della Fortinane Market che stanno tornando, tipo le carte singole della Inkwell. Vi ricordo che ho pubblicato il video su YouTube questa mattina sugli embossing folder per i caffè scrap con la clé. Fino al prossimo sabato, finché non rimetto mano, mi sembra un'ottima considerazione. Poi vi farò vedere il resto che c'è qui e piano piano affrontiamo un pezzo alla volta, mettiamo a posto i timbri. I nuovi prodotti per la ceralacca penso una ventina di giorni. Ho preso... cosa ho preso? Dei sigilli piccoli, un tappetino di silicone per far colare la ceralacca, i cucchiaini e il fornetto, perché c'erano Tiffany, cioè, questa è colpa di Marianna Chiodo, nome, cognome e codice fiscale. E ho preso un cucchiaino per girare la ceralacca per fare l'effetto marmorizzato. E ho preso anche qualcosa, ho preso i campioni di ceralacca di questa azienda che ha tipo 82 colori, così. E quando cercherò qualcosa e non lo troverò, vi interrogo. Però voglio spostare le paillette, i washi e anche i pennelli, perché qui non ho poco spazio. Se le potessi tenere sempre a vista, bene, però devo sfruttare meglio anche lo spazio che ho qui di lato, perché per ora è solo disastro. Faremo una sezione a mettere le cose negli usati e poi li chiederò a Elisa se li carica, o lo faremo nei momenti vuoti, così da svuotare un pochino e fare un pochino più di posto. Io lavoro sempre su questo spazio qui e praticamente non è anche sempre libero, e il negozio è pienissimo, quindi insomma, e siamo sempre super impegnati con gli ordini. Quindi ci dedico zero tempo ed è il motivo per cui mi riduco ad essere accampata sul mio stesso tavolo. Piano piano, magari questo video poi non l'ha guardato nessuno, non lo so, farò dei live in cui metto a posto, perché se non lo faccio nei live, esattamente come se non scrappo nei live, non lo faccio mai. Che ve devo dire? È stato un live noioso forse, Angela? Ho messo a posto a modo mio, quindi insomma più o meno. Io per ora vi saluto, ci aggiorniamo domani con gli arrivi, grazie a tutti, ciao ciao!